Eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati a questa puntata chiamata Serata d'autore, d'amore, di problemi ed altre curiosità. Questa sera abbiamo come ospite un ospite eccezionale, Umberto Napolitano, a cui do subito la buonasera. Buonasera Umberto e bentrovato. Ciao, buonasera a tutti. Ovviamente saluto anche i miei compagni di squadra che mi affiancano sempre alla conduzione. Saluto per cavalleria prima Milena, buonasera Milena. Buonasera Andrea, buonasera Umberto e buonasera anche E all'altro salutiamo anche collega. Eugenio. Buonasera pure a te, Eugenio. Buonasera a tutti, è un vero piacere essere qui ancora con voi e finalmente conoscere di persona Umberto. Un ringraziamento Visto a così che tutti. siamo live, c'è la stufa a pellet, si sente il rumore della stufa che lo spengo? No, io no, No, non si io sente niente. meno male, e allora mi scalda. Poi un ringraziamento a chi ci sta seguendo e a chi ci seguirà nel In prossimissimo replica. momento in replica. Sento pochissimo Eugenio, avvicinati un po'. Sì, eccomi. Mi senti meglio? È un po' meglio, sì. Ok. Perfetto. Prima di iniziare c'è una piccola clip per introdurre Umberto, un breve video di circa un minuto e mezzo che lo vogliamo far vedere magari anche a chi ci sta guardando. Che è, diciamo, un suo urlo di battaglia. Se sei d'accordo, Umberto, lo mando. Manda quello che vuoi. Ok, intanto mando questo per introduzione. Ok, perfetto. Adesso eccolo qui che si sta caricando e sta andando. L'operaio in officina, il muratore nel cantiere, noi sulle piazze dai, facciamoci valere, portiamo tra la gente il pensiero della pace, il pensiero di una vita che serva a qualche cosa e tutti uniti con le chitarre, le nostre chitarre contro la guerra. Tutti uniti con le chitarre, le nostre chitarre contro la guerra. Contro la guerra. È più di 50 anni che canto questa canzone e non è cambiato niente. Abbiamo avuto tante guerre. La guerra nel Vietnam, la guerra in Afghanistan, la guerra nel Kosovo, la guerra in Iraq, la guerra in Siria, la guerra in Ucraina. Ma quante guerre ci devono ancora essere? È arrivato il momento di unirci tutti insieme in un solo urlo. Basta! Basta! La guerra non porta la pace! Ho messo il Eccoci tornati. cappellino, ho visto che c'era. No, però è storto. Sto meglio col Ecco. cappello senza. Non mi do, ma senza, dai, basta. Senza cappellino, con cappellino. Ragazzi, a me piace scherzare, dico delle cose molto serie, però preferisco scherzare, Sì, farmi infatti ci scivolare vuole un po' di addosso. scherzo. La prima canzone che io ho fatto contro la guerra era il 1965-66, partecipavo al Festival delle Rose, vincevo il premio della giuria europea davanti a Morandi che cantava, c'era un ragazzo che come me, la canzone era Chitarre contro la guerra. Sono più di 60 anni ormai che la canto, una vita. Quant'è? Dal 60 al 58. Non cambia niente, non cambia, non cambia niente. È rimasto tutto Perché uguale i come allora. padroni della guerra, quelli che hanno in mano, che giocano, è come giocassero a poker, solo che le puntate siamo noi, capito? È quello che Come abbiamo sempre è. detto, Ma la io guerra è continuo, fatta dai insisto, ricchi, ma combattuta e dai non più mi poveri. faccio, perché spes ultima dea. La speranza è l'ultima a morire. Avevo fatto anche una canzone nel 67 che a Sanremo fu cantata da Caterina Caselli e Sonia Incer, Il cammino di ogni speranza. Che lì si ferma un momento e poi se ne va, ma la speranza è l'unica cosa che si deve tenere su uniti perché è il destino nostro in ballo. Sempre.
Va bene, dai. Andrea, Ok, intanto abbiamo Antonio De Mauro che ci saluta, lo salutiamo anche noi. Buonasera Antonio. buonasera. È uno speaker di una radio salento.it, lui, del Meridione. Dimmi Buonasera Milena. Andrea, io inizierei Dimmi. subito con le domande in maniera Sì, tale vai. da iniziare con stile questa puntata. Se naturalmente Umberto sta fermo, perché non lo vediamo in questo momento? Appena ritorna centrato, magari riusciamo. Dovremmo legarlo, Andrea, perché non so stare fermo, no? Si Allora, stava un attimo Umberto. mettendo bene la videocamera, a posto. No, stavo cercando di mettere un po' più di audio, mi devo abituare. Certo, lei Capito. non è abituato all'audio naturalmente. Quindi, 6 volte al Festival di Sanremo, 3 volte come interprete. Come è cambiata la musica dal Festival di Sanremo fatto da lei ad oggi? Oddio, una domanda scottante. Andrea, vieni in soccorso. No, no, aspetta, comunque mi sa che sta pensando. Io sento solo la tua voce. Solo la mia? Sì, purtroppo loro sono bassissimi. Aspetta che sposto la telecamera per vedere se riesco ad alzarlo il volume. Andrea, nel Sì, aspetta. frattempo, lancio un La alfabeto. telecamera che poi il telefonino, no? Capito. Eccolo, Prova c'è ad alzare un po'. Tommaso. Prova a parlare, Milena. Vediamo se ti sente. Ma diciamo che io ci sto perdendo i timpani stasera, già Milena, che sono. avvicinati un po' di più al microfono. Guardi, a momenti sto entrando anche dentro il telefono direttamente, quindi Sì, non so, ci sei, mi sente adesso? vabbè, casomai poi mi traduci tutto, mi fai un sunto. Aspetta, se no gliela dico io, gliela faccio io la domanda. No, Milena, ti stava chiedendo, visto che hai partecipato diverse volte, appunto 3 volte a Sanremo come cantante in gara e 6 volte anche come autore per altri, come è cambiato il festival da quegli anni a oggi? Beh, diciamo che il festival è sempre stato una cosa che è servita al comune di Sanremo per fare promozione e condividere guadagni e spese con gli organizzatori. Una volta a Sanremo c'erano le giurie. Grazie alle giurie, io ho fatto 6 Sanremi come autore, 3 come cantautore, nell'arco di dal 67 all'81, ne ha fatti parecchi, no? Poi a Sanremo i giochi si sporcavano, diciamo tra virgolette, però almeno ci arrivavi. Adesso invece è terrificante. Fanno le giurie, ma le giurie non esistono. Sono loro che decidono la vita, morte, miracoli. Fine. Sì, o se adesso non vogliono ascoltare, ho mandato una canzone perché che è molto forte, una delle mie più forti, non l'ascoltano neanche perché noi non vogliamo. Vogliamo solamente giovani quest'anno, signori, ma il canone lo pagano anche gli anziani, vogliamo dire? E poi, in questo momento, io sto scrivendo delle cose, siccome ero molto avanti, adesso che ho raggiunto i 76 anni, mi metto all'altezza dei tempi. Prima anticipavo sempre, tu sai la mia storia, no? Io sì. Quindi il Festival di Sanremo almeno una volta sfornava delle belle canzoni perché c'erano giurie che sceglievano belle canzoni. Le canzoni di adesso sono delle benemerite porcherie. Perché? Perché forse sta migliorando adesso un attimino con l'arrivo della. Mi piace moltissimo come giovane l'Angelina Mango. Fa delle canzoni con delle melodie, poi lei è bravissima, però
anche delle canzoni con melodie, fa, come si chiama lì, l'Annalisa, e infatti dominano. Infatti lei poi è molto brava, 3 anni Annalisa. fa fu dominato dal trio Fedez e Orietta Berti. Errore, fu dominato da Orietta Berti perché loro proprio non se li sono fidati. Quindi, se cambieranno, perché all'estero c'è tanta melodia nelle canzoni, in Italia ultimamente hanno dato voce troppo al rap. Tu pensi che la prima canzone rap, vai a cercarla, c'è su, l'ho fatta io nel 79, si chiamava Wagon Lee. If you wanna make love with me, you gotta get a ticket on the wagon. Well, you gotta get a ticket on the wagon lì. C'è proprio rap, ce la vai a sentire, wagon lì. Ma in ogni caso c'era un po' di melodia. Adesso potrei andare avanti. Capito? Il Infatti. festival dell'anno scorso è stato di una volgarità. Siete d'accordo? Sì, Mi trovi d'accordo infatti pure a me, perché davvero. poi io infatti sono stato sempre contrario a queste cose qua che si sono viste lo scorso anno, soprattutto con tutto quello scempio che c'è stato sul palco. Lo scempio sul palco, atti sessuali, cose, ma siamo matti. Ma ragazzi, ma vanno a guadagnare i soldi, a fare le loro porcherie e a lanciare i loro messaggi ideologici che vogliono fine dei valori morali, fine dei valori cristiani, fine della disgregazione della famiglia, fine di tutto per mandare le loro, come posso dire, merdacce. Ma l'ho L'ha detto. detto L'hai detto. Andrea, Ok. dovremmo chiedere al signor Umberto se il fatto di non essere presente su Sanremo è perché la sua melodia è troppo grammaticale, direi. Non ho capito bene, me lo ripeti sempre tu. Prova a Andrea, ripetermi, perché Elena. secondo lei non è sul palco di Sanremo perché la sua musica è grammaticale, c'è un nesso logico? Cioè, se la melodia ha un senso logico, mi hai chiesto adesso? Andrea, è impossibile comunque. Non se, mi devi tradurre, Sì. purtroppo No, siamo live. dice che praticamente se sul palco di Sanremo non ci sei perché c'è una melodia che non è proprio, diciamo, logica, così, chiedeva questa cosa Ecco, qui. non è una melodia logica. Se cambierà una voce, cioè, se voi vedete quando si fa il karaoke, quando fanno, cantano sempre le canzoni di anni fa, perché le cantavano in gruppo, Battisti lo cantavano tutti e lo cantano tutti ancora adesso. Paoli, come si chiama, lo stesso, anche i cantautori impegnati, come poteva essere De André, facevano cose, canzoni che le cantavi, Marinella, tutte, capito? Qui invece le canzoni sono, ultimamente, se non cambieranno, sono, come si può dire, non so neanche, sono dei miscugli, delle cose assurde, delle cose Senza senso, tutte complicate. veloci, senza ritornello, non sono orecchiabili. Ci sono tante cose sulle canzoni di oggi rispetto a quelle di una volta. Comunque, finché glielo permettono, hanno ragione loro, glielo fanno fare, che ti devo dire? Eh sì, infatti, purtroppo vanno avanti chi ha più follower, chi magari chi ha più persone che li seguono da qualche parte. Purtroppo è questa la realtà rispetto a una volta. È cambiati anche i tempi. Posso Vai, chiedere? Comunque Eugenio. è facile dall'altra parte criticare. Voi mi avete chiesto, io vi ho detto cosa penso. Eh sì, Fine. infatti. Adesso passiamo alla parola a Eugenio, che poi lui c'ha da farti qualche domanda. Intanto salutiamo Adele che ha scritto prima, che ci saluta Umberto e ci augura la buona diretta. A Io te, Umberto, Eugenio. stavo pensando una cosa. Oggi credo ci sia
troppa volontà di dare spazio a questi programmi televisivi che sfornano presunti campioni della musica. Io però ho un ricordo particolare. I cantautori di un tempo avevano una vicinanza con la poesia anche laddove urlavano problemi sociali, urlavano cose, cosa che oggi trovo meno. Io ti chiedevo, secondo te, qual è il parallelo fra un buon autore di canzoni e un poeta? Me la ripeti il finale? Che parallelo c'è tra... No, Tra un autore di canzoni. Andrea, tu devi stare attento perché tu mi devi tradurre. E infatti sto sentendo. Allora, dimmi cosa ha detto. Prova a dirglielo tu, il parallelo fra il poeta e il buon autore di canzoni. Dice il parallelo fra poeta e l'autore di canzoni. Ma Che parallelo c'è? l'autore di canzoni di testi? Ma Sì. per me non c'è, cioè la canzone è poesia. La canzone è poesia, è una poesia che viene vestita. Una volta c'erano i giullari che con le chitarre magari facevano delle note con i cembali e lui recitava. Adesso noi vestiamo questa musica, questi testi con della melodia per accompagnare. Ma la melodia al testo deve essere una cornice che risalta il testo. Nel senso, hai capito cosa intendo dire? Invece mettono delle cornici standard, tutte uguali, non capisci la differenza. Per cui le parole, poi, non essendoci le pause quando una poesia... Sono dette una dietro l'altra che non capisci niente. Ti immagini, ti rimane solo la frase, ta 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 ta, anche se ho visto, ripeto, io vado, anche Madame, ecco, Madame fa anche lei delle canzoni. Infatti i ragazzini li ho visti finalmente, in qualche trasmissione che ho visto, che cantavano tutti i testi dell'Angelina Mango, della... Come si chiama quella lì? Annalisa. Dell'Annalisa e della Madame. Spero che sia un nuovo corso. Che Che ti cosa devo dire di pensa più? Andrea? Chiedi cosa pensa del gruppo dei Maneskin che ha vinto di tutto. Ok, intanto chiedi Milena cosa pensi del gruppo di Maneskin che hanno vinto tutto. Poi c'è Antonio De Mauro che ti ha fatto una richiesta, dopo te la leggo. Sì, allora, i Maneskin sono stati un prodotto azzeccato, hanno ripreso del rock fatto tanti anni fa, hanno avuto loro vengono dalla strada, per cui sono stati, loro erano degli artisti di strada, lì si formano i veri artisti ultimamente. Un artista di strada è uno dei più grandi cantautori, Bennato. Bennato è nato come artista di strada. Io lo sentivo a Milano, aveva un tamburo, un'armonica, faceva tutto. E poi i Questo da Maneskin solo. si sono saputi vendere, sono diventati li criticano, dicono che fanno, perché non danno mai, da quando vedono, noi abbiamo della gente che in Italia che fa un successo mondiale, abbiamo sempre qualcuno che ha da dire, ma no, ma quelli, ma che roba. No. Sono un bel gruppo, hanno riproposto delle cose nel tempo, le hanno messe insieme, sono dei bei personaggi, la ragazzina che suona, sono dei musicisti e non fanno mica ridere, non scherzano. Anche la ragazzina al basso lo suona come Dio comanda. Poi sono così, hanno preso anche il linguaggio dei giovani che li vogliono vedere questi personaggi fuori, così, avevano subito detto, ah, hanno sniffato cocaina, ti ricordi? Questo qui non sa manco cosa sia, cioè veramente, è un gruppo che secondo me finché dura, dovranno poi rinnovarsi un po', stare attenti perché, però, Invece Andrea, benvengano. chiedi cosa ne pensa della canzone che è uscita in questi giorni,
di Marcella Bella Tacchiastrillo, che si sta rinnovando nel suo nuovo modo di cantare. Ok, adesso io lo dico, però intanto io dico una precisazione prima, c'è Antonio De Mauro che ti ha scritto che vorrebbe fare una chiacchierata con te su radiosalento.net e chiedeva se sei disponibile. Su radiosalento.net, una radio del sud Italia, della Puglia, che ti vuole sì, come sì, ospite. No, certo, se mi vuol prendere una... ti mette d'accordo con te, dagli... no, ma c'è il mio... come si chiama? Il mio messenger, arriva. Se no dagli il mio numero, non c'è problema. Ok, senti, ti metto in contatto. Non riesci ad alzare, per favore, un po' il volume sia di Milena sia di Eugenio? Perché a te ti sento bene, loro sono lontanissimi. Adesso ci proviamo, perché io li sento bene invece quando parlano. Adesso ci proviamo. Nel frattempo ti faccio la domanda di Milena che diceva cosa ne pensi della canzone di Marcella Bella Tacchi a Spillo, visto che sta piano piano spopolando. Cosa... di questa canzone, non so se l'hai sentita. Non so, sai che non l'ho sentita, scusami. Marcella Bella con questa canzone, no, si è un po' diversificata delle canzoni che cantava precedentemente, quindi utilizza un timbro giovane. Sai che non l'ho ascoltata, non l'ho ascoltata perché io vivo in un mondo mio tutto particolare. In questo momento sto scrivendo delle cose, scrivendo dei libri, degli articoli, sto facendo dei progetti, per cui qualcosa mi sfugge. Andrò a sentire Tacchi a Spillo di Marcello e se sarà un pezzo mi farà molto piacere. Fine. Andrea, io sono sempre, non sono mai stato invidioso dei miei colleghi. Ho avuto la fortuna tra cantanti e autori nei tempi di vendere, io ho 10 hit cantate da me, io non avevo niente, avevo tutti contro, ma c'erano le radio libere, me le giravo tutte e andavo ai primi posti, riuscivo ad andare a Sanremo, facevo un passaggio, non di più, perché oltre Sanremo, perché io avevo la Daspo delle sinistre che avevo rifiutato, perché ho rifiutato come primo cantautore di protesta le lusinghe che mi furono fatte per diventare un cantautore di sinistra. Io non sono né di sinistra né di destra, io sono per il buon senso, io sono per essere liberi. Un artista deve essere in grado di osannare e di criticare. Quindi ho avuto la fortuna di vendere tra cantanti, ti parlo di 20 anni fa, ero già 20 milioni di dischi, adesso non lo so. Anche perché io ho scelto di non gestire quanto guadagno, ho lasciato tutti i miei figli. È stata una scelta di vita. E questo mi fa star bene, bene, bene. Perfetto. Chiedi a Umberto, Andrea, chiedi a Umberto dimmi se i brani che lui ha scritto per Caterina Caselli, Bertè, credo Cher, abbiano vinto qualche Sanremo. Ok, chiede se le canzoni, Milena, le canzoni che hai scritto per Caterina Caselli, per Cher, per questi cantanti qui, se hanno vinto qualche Sanremo. Come vendite hanno venduto L'ira di Dio, Il cammino di ogni speranza. Io come cantante ho vinto due Sanremo, uno sicurissimo, stravinto, con Bimba Mia, ho venduto da solo il doppio di tutte le canzoni di quell'anno. Anche con Con te ci sto, del 77 ho venduto tantissimo. Il cammino di ogni speranza della Caselli e tra Caselli e Sonia e Cera hanno superato il milione di copie, ma di tanto. Quindi, te la ricordi Il cammino di ogni speranza come faceva? Ben ben bene ben 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 di ogni speranza sferma un momento e poi se ne va, la tua voce si avvola nel vento, non è che un ricordo che non tornerà. Vai. Ben, 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 ben. Eccetera, eccetera, pure sbagliato gli accordi perché una vita che non la suono più. No, siamo non ti preoccupare, è bello della diretta. Eugenio, vuoi domandare qualcosa a te?
Intanto aspetta un attimo, Geno, scusa se ti interrompo, c'è Si Francesco sentiva Caravello. bene come ho cantato? Si sentiva? Sì. Io ho Meno sentito male. bene. Sì, ho alzato un po' i volumi Io sia c'ho di un po' Milena di. che di Eugenio. Ho alzato i volumi intanto da loro un pochino. Spero che adesso li riesci a sentire. Io ho veramente apprezzato il concetto di dire non voglio essere di destra o di sinistra, Sinistra. perché io penso che la cultura e il canto, la poesia, tutta la cultura debba abitare su un gradino più alto della politica, perché la politica fa parte delle opinioni, la cultura deve essere qualcosa di comune a tutti e Ma libero a tutti. non aggiungere altro, hai ragione, perfettamente, ma per una certa politica che di sinistra non ha un tubo, sono i primi, io li ho sgamati per primi i radical chic, li ho sgamati nel 67, perché quando fui chiamato dal mio produttore, pace all'anima sua, no, ma era uno, era della famiglia Ricordi, e mi proposero, loro erano ricchissimi, mi fece delle proposte di studiare insieme cosa dire e cosa non fare. Io non accettai, sono stato al di sopra. Ho avuto fortuna perché c'erano le radio libere, perché adesso sono uscito con delle canzoni bellissime. Non succede quasi niente perché non le ascoltano. Cioè io ho un pezzo, Volerò, che stanno cominciando adesso dopo 11 anni a incidermelo anche da qualche altra parte nel mondo. Volerò, sai tu, che è uno dei pezzi miei Sì, più. lo Quindi non ho avuto la. Io succedono sono alla stato fine, fortunato, io capito? ringrazio il Signore. Ho avuto la soddisfazione di far venire il mal di fegato a questi qui perché sono riuscito anche senza. Sono riuscito a fare quel che ho fatto. Se andate a vedere nella mia storia, io vi dico i miei successi. Chitarre contro la guerra in classifica in tutta Europa. Gioventù, io ero quello che cantava, non so se te lo ricordi, se gioventù, gioventù, passi in fretta e non torni più. Ieri avevo 18 anni, mi sono sveglia, sto parlando con Eugenio, te la ricordi? Sì, Ieri avevo 18 certo. anni, è entrato nella storia, anche quella entra in classifica. Poi dopo sono partito con Ora il disco va. Ora il disco va. Questo qui ha vinto Disco Neve 26 settimane, primo in tutte le classifiche delle discoteche d'Italia. Poi oggi settembre 26, secondo la mostra di Venezia. Poi con Te ci sto, Festival di Sanremo. Ai primi posti nelle classifiche è arrivato quarto, ma va bene così. Anche poi come si chiama? Ho fatto Come ti chiami, Antonella? Come ti chiami? Quella lì ho venduto l'ira di Dio e dietro c'era Emusino. Quindi, e lì sono stati costretti a vedermi i primi posti in classifica anche Sorrisi e Canzoni perché vendeva l'ira di Dio. Poi ho fatto Amiamoci, secondo classificato al Festival Bar. Poi ho fatto Bimba Mia a Sanremo. Arrivato nono, ho venduto. Quindi erano altri tempi, sono stato fortunato. I Io ti ragazzi voglio di chiedere, adesso. infatti, io ti voglio chiedere una cosa su Bimba Mia, che non tutti sanno, che te, perché me l'hai detto, lo vuoi fare presente a tutti quanti di questa canzone, per chi l'hai scritta principalmente all'inizio? Visto L'avevo che la storia scritto me l'ha per Domenico raccontata. Modugno, era un mio Apposta, amico che non. carissimo. Avevamo fatto, si chiamava Figlio mio. Avevamo fatto la tournée insieme in America, poi ci sentivamo. Sono andato con mia moglie, siamo andati a casa sua quando passavo da Roma. Gli ho fatto sentire: un beh, io te la faccio, però fossi in te, proverei ad andare a Sanremo perché se vai a Sanremo con questa spacchi. Mazzo, se aveva ragione. L'ho cambiato da figlio mio e gli ho detto bimba mia. Quindi. Grandi artisti, sono stato amico di Capito. grandi artisti. Abbiamo Umberto, intanto Francesco Caravello che ti scrive oggi, settembre 26, che è la sua canzone preferita. Non è facile da farla con la chitarra, perché ha 8.694 accordi. Però, Pochini anche. niente, dai, dovrei prepararmela un attimo. No, Credo magari se vuoi che sai.
Sai Umberto, magari, visto che parlavi un po' di tutte queste canzoni, c'è un mix di video, quello lì che abbiamo fatto. Se vuoi lo mandiamo in visione. Mandamelo. Lo mandiamo. Aspetta, che c'è Milena che diceva Dai, qualcosa. Dimmi Milena, poi presentami mandiamo il così un video. po'. Niente, Ciao no, Francesco! ti dicevo di mandare proprio il video in maniera Ok. tale che Adesso mando magari questo ci mix possa. di video dove ci sono quelle creature, con te ci sto, come ti chiami, bimba mia, un mix di tutte le canzoni tra, diciamo, tra quelle di anni 60-70 e Moderne. alcune moderne, un mix di tutto. Ok, allora lo andiamo subito a caricare e lo mandiamo in visione. Quindi preparatevi con un mix di canzoni di Umberto Napolitano. Eccolo qua che sta partendo. Umberto Napolitano. Quando hai deciso, se parlo io, ti tolgo un peso. Come ti chiami? Antonella. Che bel nome, io Paolo. Ciao. Era un po' che ti filavo, sai. Davvero? Ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo? Ma va, è solo un amico. Signore, ti prego, puoi farlo soltanto tu e non permettere più che ci sia l'indifferenza e sono un'anima senza essenza. Non permettere più. Giusto, tutto ciò, ma ti grido, ti amo, io ti amo, dammi forza e coraggio per dirmi le volte, ti amo, io ti amo, vado e scrivo sui muri per te mille volte. Volerò su nel cielo, dove il mondo scompare, per poterti così solo immaginare. Volerò, capirò la differenza fra chi ama e un'anima senza. E mi muovo tutto il giorno, mentre il mondo scorre lento, sono un buco.
mi confondi fra la gente, striscio come fa un perdente, io sono un trucco. E se provo a dirla mia, c'è già chi mi scaccia via, passa il buco. Mentre io vorrei gridare, la mia identità svelare, perché io vorrei sembrare una farfalla che si libra nello spazio. Una farfalla. Io ti amo, è una fortuna che ci siamo. E se c'è confusione noi mandiamola in pensione. Il nostro è uno stivale che sa quello che vale. Gridiamolo a noi, al mondo intero. Angeli, angeli, di Piazza Pietro all'Orto a Milano. Angeli, oh, angeli, con una coperta, un piatto caldo e un panino. Non sei più da sola, ti stanno vicino. Perché un angelo sei. Bellissimo. Eccoci in diretta. Devo farti i complimenti, hai fatto un putturì bellissimo. Ti devo dire. Grazie a te che l'hai apprezzato. Quando te l'ho mandato, che mi hai detto che ti è molto piaciuto. Tanto le canzoni più significative tra ieri e oggi sono queste. Dopo sì, ce ne sono tante altre. Quindi ce ne sarebbe un elenco da dirne. Ma guarda, è una bellissima la canzone che hanno passato in Rai stasera, che mi ha telefonato i ragazzi che l'hanno presentata, sono felice, andrò a vedere, cantiamo tutti e tre insieme. Io ho scritto la musica e il testo l'ho scritto con uno scrittore di libri, Michele Galasso, e il duo Nadia e Francesca, poi abbiamo lavorato insieme, fanno arrangiamenti, Francesco è incredibile, delle sonorità, i video. Questa canzone fu scelta 4 anni fa come testimonio dalla Polizia di Stato, che ha messo il suo timbro, dove gridavamo insieme: devi volerti bene, andare dalla polizia e fare in modo che lui se ne vada via. C'è quella denuncia che adesso stanno dicendo, denuncia, ma quella canzone, pur essendo ufficiale, lo dico nell'articolo, stranamente dalle testate atomiche che io chiamo Repubblica, il Corriere, La Stampa, ignorata, dato anche nelle TV, dato spazio ad Amici degli Amici, dove l'argomento non veniva, ti raccontavano le però l'affatto della reazione di prendere non c'era. Cosa devo dire? Il tempo sta dando ragione. Io, al pensiero che siano stati in Rai loro, Nadia e Francesca, siano stati Francesco, siano stati intervistati, hanno presentato, per me è una grande soddisfazione, anche perché non abbiamo il nostro peccato, che solo adesso lo prendono in considerazione, essere troppo avanti, mannaggia miseria, da fastidio. Vabbè, taccio. Andrea, vorrei chiedere ad Umberto se durante la sua carriera i suoi colleghi hanno avuto anche un pizzico di invidia. Ok, chiede se durante la tua carriera i tuoi colleghi cantanti, cantautori, se hanno avuto un pizzico di invidia. No,
l'unica cosa che invidiavano un po', ma in modo bonario, era la mia libertà. Quello sì. Però devo dire che i miei colleghi mi hanno sempre rispettato. E questo mi ha dato, perché per loro ero quello che avrebbero voluto essere loro, ma sai, io avevo un'energia, ancora ce l'ho, guardate, ho 76 anni, ma mi tocco, non so cosa sia un dolore, di niente. Mi sono fatto crescere la barba bianca per invecchiare un po', e poi perché mi piace come personaggio. Però, Andrea, ecco, magari ogni tanto mi distraggo e vado fuori tema, riportami nel tema, la domanda era... Se i tuoi colleghi erano invidiosi. Ecco, no, i miei colleghi, ecco, hanno ancora adesso, mi scrivono, apprezzano questo fatto mio di rinnovarmi, di non cedere mai. Io mi sono ritirato nel... Sapete perché mi sono ritirato? Perché io nell'87 esco con il capolavoro della mia vita. Cioè nell'89, nell'87 lo registro. Al mio caro pianeta Terra, 10 piccole storie. Andate a vedere. Dove? No, infatti, sono molto interessanti quei brani. Di cose che sono state prese anni e anni dopo. Ho una critica, mi chiamano i network, che io cominciavo a sparire perché nascevano i network ormai, no? Ma mi chiamano con questo album e poi vengo chiamato, non c'è nessuno più di questa gente, vengo chiamato e mi fanno i complimenti. C'era un personaggio di una major, c'era un personaggio politico, e mi dicono: Umberto, tu puoi essere il figlio al prodigo che ritorna. Quello che hai fatto adesso ci fa passare tutti per cretini, se non veramente. Queste le parole. Tu fai il figlio prodigo e noi, se no puoi smettere di cantare, perché non ci sono più le radio, ci sono i network, in un modo o nell'altro li controlliamo. I network hanno le loro linee, poi hanno sono... Quindi cosa fai? Troviamo un accordo, finalmente metti sta testa a posto, lo so che hai fatto tanto, ma c'erano le radio, non ci sono più. Ti conviene smettere. C'era un attaccapanni. Portai le due dita qua. Come a prendere, ecco, vedi, queste sono le mie corde vocali. Le attacco, mi ritiro e vi mando tutti. E me ne sono andato. Mi sono ritirato. Ho fatto altri lavori. Sono diventato anche un personaggio, un uomo di marketing importante internazionale. Poi nel 2012 ho detto basta, erano passati ormai 20 anni, avevo detto che sarei stato via 20, perché nell'89 ho dovuto fare, avevo serate e contratti fino al 91, ho dovuto rispettarli, che io facevo tantissime, sarevo il pubblico che mi seguiva. E nel 2012, diciamo, vado tra virgolette e ricomincio a cantare, sono passati 20 anni. E faccio Volerò. Ragazzi, Volerò credo che sia, buonasera Gina, Volerò penso che sia una delle più belle canzoni che abbia scritto, perché parlo di uno che era un sessantottino che si ritrova dopo anni e vede che tutto è cambiato, ovvero non è cambiato niente, perché prima era così e adesso è cos'ha. I figli dei fiori, quelli che cantavamo l'Isola di Guai, la maggior parte ha tolto i fiori e ha messo la cravatta. Molti di questi sono al potere e fanno gli errori che avevano denunciato. Anche io dico, ragazzi, ma raccogliamo tutte queste parole che si sono perse nel vento, cerchiamo di cucire un vestito. Siamo ancora in tempo.
Ve la vorrei cantare dal vivo questa. Ok, non va benissimo. So dopo se sentiamo Eugenio pure se vuole fare qualche domanda al termine del brano. Provo, non so come verrà, perché qui c'è la chitarra. Non ti preoccupare, è bello della diretta. Non ho voce in questa sera, però... Non ti preoccupare. Volerò su nel cielo, dove il mondo scompare, per poterti così solo immaginare. Scenderò di nascosto fra gli abissi più neri per sentirmi di nuovo come quando non c'eri. Volerò, capirò la differenza fra chi ama e un'anima senza. Cercherò le parole dove il vento ha soffiato per rimetterle insieme e cucirne un vestito. Ma la gente si muove con il gelo in fondo al cuore. Se non apre l'armadio non potrà mai decollare. Volerò, canterò la differenza fra chi ama e un'anima senza. Volerò, canterò la differenza fra chi ama e un'anima senza. Na 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 na. Che guidi il mondo, il mio paese, il mio contorno. Tu fratello, tu figlio di un'isola e di un giorno. Eravamo in tanti con la luce in fondo al cuore. Volevamo cambiare con l'impegno e con l'amore. Io mi sono fermato, io mi sono guardato dentro. E poi parlo anche tu, perché siamo ancora in tempo. Volerò, canterò la differenza fra chi ama e una prima senza. Volerò, canterò la differenza fra chi ama e una anima senza. Na 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 na. Volerò su nel cielo dove il mondo scompare per poterti così solo immaginare, immaginare, immaginare. Complimenti. Spero si sia sentito bene. Sì, moltissimo. Avete sentito il testo? Quando parlavi prima, Eugenio, di melodia, di poesia. Questa è una poesia, certo, che ho vestito con una melodia. Una melodia che ha dei crescendi,
cosa vuole spiegare? Ai tempi i figli gli dicevano fate l'amore, non fate la guerra, era uno slogan. Adesso diciamo, entriamo dentro, vediamo veramente la differenza tra chi ama e chi è messo un'anima senza, che guardiamoci dentro, recuperiamoci. Io quello che chiedo adesso, chiederò anche aiuto a te, carissimo amico Andrea. Mandami quello che io scrivo dalla prossima settimana. Io avrò bisogno, alla fine degli articoli, si può mettere dei commenti, ma ognuno può dire quello che vuole, dire la propria, che questa arriva sui tavoli dei politici, pensa un po'. Non dite parolacce, perché poi non passano, ma dire le cose. Io li sto facendo morire, perché dico li stiro, ma con eleganza, con dolcezza. Non mi possono dire niente. Continua a mandarli, io ti condivido sempre, ti li commento sempre come io ho sempre fatto, quindi tranquillo. Ma io da me tanto sai che ci sono. Diventi la voce nostra per parlare, dire la nostra, farci sentire, visto che Affari Italiani e Milano Post sono giornali online da 10 anni che arrivano, devono essere visti dai politici perché vedono quello che succede nel mondo e cosa dice, cosa pensano, cosa da una parte e dall'altra. Esatto. Io di qui mi pongo in mezzo, ci provo, noi dobbiamo fare, io non voglio fare nessun partito perché non ci devono essere, ma il partito del buon senso sta in noi che abbiamo il buon senso di farci sentire e non sempre accettare, abbassare la testa, abbassare i pantaloni. Mi ricordo quando arrivò Pertini all'aeroporto, c'era questa in America, no? Che pioveva, e quello di dietro, presidente, i pantaloni, e lui non riusciva a capire, presidente, e pioveva, i pantaloni, ma quanti soldi ci hanno dati qua per calarmi giù i pantaloni, invece per i pantaloni perché erano bagnati. Ecco, noi non dobbiamo calare più questi pantaloni, perché l'Italia si è calato i pantaloni sempre. Adesso se qualcuno prova a tirarci su sarà molto difficile, perché dall'altra parte ci sono le bombe atomiche, poi continuano a giocare con questo fascismo, no? Che palle! Ma anche da parte delle sinistre, io ho i miei amici che lo dicono, che sono di sinistra. Sono stato chiamato in un cabaret di sinistra di Milano recentemente, dovuto un grande successo, applausi, perché io racconto le cose come stanno. Noi abbiamo bisogno di farci sentire per cambiare, ma senza dover pagare, perché anche questi scioperi che non servono a niente, quando fai uno sciopero ne fai 2 alla settimana, caspita, perdi dei soldi e perdono dei soldi anche gli altri. Chiedi se la politica gli desse un incarico, quale vorrebbe? Ok, dice se la politica fosse un incarico, quale vorresti? Poi se dopo la passiamo la parola a Eugenio. No. Se fosse un incarico... Andrea, devi chiedere se la politica gli vorrebbe dare un incarico, quale sarebbe? Se la politica ti volesse dare un incarico, quale sarebbe? Guarda, io non voglio nessun incarico perché a me hanno offerto incarichi tutti, specialmente quando ho smesso di cantare. Mi sono arrivato dappertutto. Io non voglio la mia politica, dal momento che tu arrivi e ti mettono una sedia di sotto. Se tu sei pulito e onesto, andranno a guardarti anche i peli del sedere per vedere se c'è qualcosa, se non dici quello che va bene a loro. E siccome quando dici che va bene una cosa a loro non va bene all'altra, perché finché giochiamo sinistra-destra
non ci sarà mai un accordo. Poi specialmente questi fitti di sinistra qua sono esagerati, perché non gli va bene niente. Possibile che un paese che si sta provando, che comincia a andar bene, non faccia nulla di buono? Io mi incazzo, ecco, perché mi dà fastidio, perché l'Italia ha bisogno di avere anche un'opposizione, ma perché opposizione si confrontano e tirano fuori il meglio, no, dall'altra parte si tira ad uccidere per far vedere che lì non valgono un cazzo. Intanto noi che facciamo? Noi che facciamo? Cosa fanno? Io ho la fortuna, ho fatto una carriera, i giovani di adesso che carriere fanno? Riescono a fare quasi niente, devono fare i like, poi durano una stagione, pochi, forse adesso avremo qualcuno, perché per me, ripeto, Angelina Mango mi fa impazzire, come si muove, come canta, l'intonazione, l'impersonaggio che è. Le altre non sono male, ma non sono alla sua altezza. Certo, ho avuto un padre, però questi giovani che cosa fanno? I dischi d'oro sono a 5.000, 10.000 copie, madonna mia, abbiamo venduto milioni di dischi, capito? Perché io ho voluto lasciare tutti i soldi? Perché io mi invento la vita ogni giorno e questo mi dà forza di creare, perché la vita vuol dire mettersi in discussione, perché dal momento che tu non ti metti più in discussione ti spegni. E noi italiani sembriamo spenti, perché come proviamo a dire una cosa, si ammazzano in televisione, capito? Esatto. Infatti si ammazzano. Eugenio, vuoi dire qualcosa? Guarda, a te? Io intanto sono estremamente d'accordo con il concetto del buon senso che deve guidare la vita delle persone, però per me è importantissimo essere qui a parlare con Umberto per non lasciarsi togliere dal mondo della canzone. E ti volevo chiedere questo. Vediamo sempre osannati gli esecutori, i cantanti, ed è giusto perché sono bravi, mettono un grande valore aggiunto. Io però credo che l'autore sia quello che sa costruire le alchimie fra note, parole, e regalare alla gente vere pennellate di emozioni. Ti chiedevo, per te, il tuo modo di realizzarti è più vicino all'essere un autore o anche un esecutore? Cosa che preferisci? Non ho sentito l'ultima parte, me la dici per favore? Autore o no, esecutore? Me la ripete Andrea, che lo sento benissimo. Dicevi, Gianni, scusa, tra autore e esecutore cosa preferisce? Sì. Ok, se preferisci di tutto quello che ti ha detto, se preferisci essere più autore o esecutore? Ma adesso, in questo momento, da anni ormai, sono quasi tutti cantautori. Io, il 90% delle mie canzoni ho scritto musica e testi, perché per me e veniva naturale vestire queste poesie. Io avevo il titolo, poi sul titolo scrivevo una melodia e su quella melodia poggiavo il testo, capito? Come uno schizzo, una bella cornice, poi dentro. Infatti, se noi vediamo i più grandi, poi ci sono quelli che abbiamo avuto dei grandi autori di testi che hanno saputo, ad esempio Modugno, sì, gli hanno scritto Volare, però le canzoni se le scriveva quasi anche lui, tutto lui. Però ci sono stati, io ho scritto, ho avuto la fortuna di scrivere qualche testo, ad esempio Gioventù, la musica mia, il testo mio di Herbert Pagani. Herbert Pagani era, io e lui eravamo molto amici, abbiamo scritto altre cose. Ho avuto la fortuna di scrivere con Bardotti, con Migliacci, anche un pezzo con Mogol, ma da Mogol sono scappato, perché Mogol era una cornice, cioè diventava, cioè Mogol bisognava entrare noi in Mogol e non Mogol dentro, cioè bisognava. Però poi ho scritto con Beretta, ho scritto anche con i più, sto dicendo Daiano, che mi ha fatto il testo di oggi, settembre 26, con Alberto Salerno,
che è il marito della, adesso dicono il marito della Maionchi, ma in realtà Alberto Sarema è stato un grande autore di testi. Però, diciamo, non sempre, poi c'è stato qualche autore di testi, come si chiamava quello lì che mi sfugge il nome, Panella. Pasquale Panella. Pasquale Panella. Non mi piace, troppo complicato. L'ultimo fallo di Battisti è stato lui. Sì, Battisti con Battisti. Panella. E... Infatti, poi Panella ha scritto i testi di una cosa delle più belle che è Notre Dame de Paris, come si chiama quello lì di Riccardo Cocciante. Di Cocciante. Anche i testi sono belli, per me c'è molto Cocciante dentro, perché lì sono comprensibili, però non voglio fare, lui è stato un innovativo, Panella, meno mi dice. Gli altri mi hanno detto molto, ho scritto con Alberto Tessa, ho scritto quel 10% di canzoni che non ho scritto anche il testo oltre la musica, ha avuto di grossi nomi. E c'è sempre da imparare. Sì. Da imparare, perché quando uno è un grande autore ha l'umiltà di dire non quello che pensa, ma tradurre quello che viene fuori dall'altra parte. Ecco, con Mogol succedeva diverso, però okay. Non credo che con che Lucio si facesse molto mettere so, però insieme hanno creato delle canzoni incredibili, quindi diamo, tutti quanti le cantano ancora. Poi hanno detto che lui fosse fascista, tutte queste balle, capito, no? Queste balle, queste storie fasciste, perché cantava che tu sei donna mia, mamma mia, guarda, divento matto in queste cose. A proposito dei Battisti, c'è Milena, stava dicendo una cosa prima. Dicevi, Milena, cos'è che stavi dicendo? Così finisco la domanda. Se oggi in tutti i cantanti che abbiamo in lizza vedi un Battisti del futuro. Ok, chiede se tra tutti i cantanti che abbiamo oggi in lizza se vedi un Battisti del futuro. Domanda da 100 milioni di euro. Vedo una Battisti in difficoltà, Milena. Testi. L'Angiolina Angelina Mango scrive anche te, lei è una cantautrice ad esempio, lei ha, fa delle canzoni che cantano tutti, capito? Fa delle canzoni che cantano tutti, sanno parola per parola, e lei è l'autrice anche dei testi, ecco. Adesso non so, ma questa ragazza non ha bisogno, questa ragazza ha vissuto uno dei drammi peggiori, perché lei adorava il padre, vederselo. E nel contempo gli dicono sempre, glielo ricordano sempre questo padre, e poi lei dice, no, io sono adesso Angelina Mango, con tanto del mio papà dentro, però io sono Angelina Mango. E questo è importante, perché non è che deve rimanere, adesso non c'è più Mango, con dentro è entrato lo spirito di Angelina, e quasi, no, deve essere il contrario. E Angelina, ecco, quella è, ma dai maschi mi piaceva molto Jovanotti. Jovanotti era, diceva delle cose che mi piaceva, ecco, Jovanotti poi adesso è non è più come, però Jovanotti c'è stato un periodo che mi piaceva molto come cantautore. Però non era Battisti, perché non è che tutte le canzoni di Jovanotti, tu qualcuna la canti, ma non tutte, le Battisti le cantano tutte, quelle di questa ragazzina nuova, dell'Angeli, sembra che le cantino tutte, però in coro si mettono lì, prendi anche una chitarra e lo fai, capito? Ecco, prendere una chitarra e cantare. Stasera io posso, mi ha chiesto una canzone un po' più complicata, oggi settembre 26, perché io riderei. Ci sono 3.000 accordi che io in questo momento non me li ricordo. È una delle mie più belle canzoni, ma non è la più ricca, anche se cantava oggi settembre 26, se non tornasse, c'aveva la melodia, però
non era la canzone come quando cantavi Bimba mia, con te ci sto, ora il disco va, come ti chiami, ehi Musino, vieni. Quelle si cantavano in coro. Ecco, quelle sono le canzoni che tu riesci a cantare in coro. Bimba mia, le canzoni delle mie. Tutte le canzoni di Battisti le cantavi quasi nel 90%, le cantavi, capito? Bene. Sì. Adesso forse questa ragazzina avrà delle canzoni che canteranno tutte insieme i ragazzi, anche se adesso c'hanno le basi per l'altezza diviso 2, però la chitarra prende sempre effetto, perché poi ne ho dimenticati, senz'altro. Momento, lo dimenticavo, uno dei più grandi, Renato Zero, chiedo venia. Scusa. Te lo dire tra poco, te lo stavo per dire. Renato mi ha dato delle grandi emozioni con le sue canzoni. Chiedo perdono, che avevo dimenticato senz'altro. Anche le canzoni di Renato, quasi tutte si cantano. Adesso un po', non tuttissime, ma vabbè, basta. Okay. Mi fate una domanda e vado avanti mezz'ora. Capito. Gli passo la parola a Eugenio intanto, visto che prima ha fatto la domanda a Milena, poi torniamo da Milena. Ti chiedevo un parere. Io sono legato, come autore di canzoni, sono molto legato a Faletti, che pochi lo conoscono come autore. In realtà ha fatto dei pezzi che entrano nei cantautori impegnati ed è veramente, credo, poesia, testi meravigliosi. Tu l'hai conosciuto, cosa ne pensi? Andrea, se traduci? Sì, Pietro, ok. Dice che lui è molto legato a Faletti con i testi che ha scritto. Vuole sapere tu cosa Faletti? Ne pensi? Sì, Faletti? Dei suoi testi, esatto. Signori, avete preso un tasto? Faletti, io l'ho voluto con me nel 77 che facesse l'apertura del mio spettacolo dopo Sanremo che portavo in giro. Perché Faletti era, guarda, io ho avuto dei personaggi fortunato, Faletti, che poi non aveva bisogno di niente, però è stato, gli è servito un pezzettino perché era una cosa, come ho avuto un altro personaggio che come si chiama, Gigi Sabani, che ha fatto tutta la prima parte del tempo di Bimba Mia. Poi me lo mise insieme nello spettacolo. Insomma, ho fatto Faletti, era un bel, anche lui un grande poeta, un grande scrittore. Pensa che io per 2 anni e mezzo sono stato residente in Francia nella Baia della Pace, tra Menton e Monte Carlo, quella che Faletti inizia il suo libro principale, nella baia del, io abitavo al primo piano con la terrazza che sembrava il mare, era a 7-8 metri, sembrava di, era bello, e lì pensavo sempre a Faletti. A destra c'avevo il pirata, famoso pirata degli anni, e lì c'era Menton. Mamma mia, hai parlato di Faletti, posso andare avanti per un Milena, tu hai qualche domanda? Se no ne faccio una io, eventualmente. No, Andrea, ti lascio la parola. Ok. Se c'è una canzone che avresti voluto scrivere, magari tu, di altri, quale sarebbe? Ma che avrei voluto scrivere? No, perché anche le mie canzoni, dopo che le ho scritte, non sono più mie. E molti cantautori lo dicono, diventa del pubblico. Canzoni che mi sono tanto piaciute, ad esempio I Giardini di Marzo. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Ripensavo a mia madre, rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, con i fiori non ancora appassiti.
All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente ai suoi tardi. E la sera al telefono tu mi dicevi che non parli. Ah, che anno è, che giorno è, cantate anche voi, dai. Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima in fondo all'anima se li pensi è immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amore per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove scorrono voci fine le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, il coraggio di vivere quello. Complimenti. Eccetera, eccetera. Vedi, questa canzone è di Lucio Battisti, ma non è nostra, capisci? Questa è la forza. Infatti c'è un commento, infatti, finché cantavi non ho le sono messo male, non lo tengo bene in mano la chitarra e poi c'ho le dita. Non ti preoccupare, guarda, abbiamo garantito lo stesso. C'è Natalia che infatti ha scritto: sfortunatamente oggigiorno ci sono poche le canzoni con le parole significative e non banali. Bene. Ma è quindi, cosa, ragazzi, ma è bellissimo pensare che le canzoni, una volta incise, diventano degli ascoltatori. Questo è un concetto meraviglioso. Dice che è bello che le canzoni, una volta incise, che appartengono poi agli ascoltatori. Ha detto Eugenio. Certo. Che è una cosa meravigliosa. Mie, non sono più mie. Bravo. Non sono mie. Ormai sono di tutti. Sono di tutti. Le mie si sono sentite porca ultimamente. Perché io sono una testa di rapa. Mi chiamano per fare Anima Mia, il programma, e mi dicono: sai, abbiamo visto, mi chiama la Rai, abbiamo scoperto che tu avevi vinto due festival di Sanremo con Te ci sto e Bimba Mia, abbiamo scoperto che sono, vieni qui, ne parliamo e facciamo lo scoop. Io dico: scusate, stiamo parlando di due successi, perché io devo venire a dire che mi hanno fregato? Le canzoni sono... Si sono incazzati come delle belve, io non sono partecipato perché io quella cosa non l'accettavo. Mi chiamano per i migliori anni, porca miseria. Vieni, ti presenti, non facci caso se c'hai un po' di pancetta. Io non ho pancetta per niente, ragazzi. Sto dimagrendo, sto attento. Non avete visto perché sono vestito di nero, comunque. Non importa se allora avevi i capelli che me li pitturavo. Ho cominciato a pitturarli a 30 anni perché avevo le cosine. Adesso invece ho deciso di farli crescere belli il loro colore. Se vieni, tanto canti un minuto e mezzo, sei bello grosso, vecchio, va bene. Cioè, non ho capito. Io devo venire da voi, fare un minuto e mezzo, farmi prendere in giro, vedere poverino. Manda, e cazzati come bello. Adesso mi chiamano recentemente. Quando è scoppiata la guerra,
in, come si chiama, in Russia, in Ucraina. In America mi hanno dedicato, gli italiani, le radio americane, addirittura hanno fatto un manifesto dove un aereo scarica, invece che bombe, chitarre. Quindi trattato, qui vieni, fai la tua canzone, poi fai un bel discorsino a favore di Zelensky. Scusate, io se vengo canto chitarre contro la guerra, ma io non faccio discorsini né a favore di Zelensky, né di Biden, né di Putin, perché in guerra è il più sano alla rogna. Quindi non sono andato. Ecco perché io non sono mai in televisione. Però le mie canzoni, c'è un pubblico che mi ama, e ogni tanto adesso faccio degli spettacoli estremamente, da quando c'è Capitano sono abbastanza pieni, e sanno le mie canzoni, le cantano insieme a me. Questo mi fa godere, non per altro, perché la canzone, le mie canzoni sono diventate loro. Quando sento cantare Con te ci sto tutti insieme, Come ti chiami tu dei Musino, Bimba mia, tutti insieme, e sono passati, caspita, da Bimba mia era il 79, 21, 44 anni. Sono cose tutto basato sul sistema e sulla famiglia. Ha chiaramente ragione, infatti, Natalia. No, sì, vabbè, però, ragazzi, io vi dico, io sono contento, sono nei libri di storia, non lo sapete, nelle enciclopedie. Come primo lui l'ha vista le cose, le enciclopedie, la De Agostini, la ricordo, dove dicono che sono stato il primo cantautore di protesta. Un angolino vuol dire che forse arriverà nei libri di storia. Per adesso sarò molto tardi, perché io ho ancora tanti, tanti progetti in testa. E finché il Signore me lo permetterà, io andrò avanti. E fai benissimo a non fermarti. E dico pure a chi ci sta guardando, visto che parlavi delle canzoni recenti, se uno va su YouTube, sul tuo canale, ce ne sono tantissimi recenti, poi molto belle, molto significative, con un messaggio molto chiaro, ognuna, come il Bruco e Non permettere più, Eli non cry, ce ne sono molte, come Giulietta e Romeo, c'è L'imbarazzo della scelta, andatele ad ascoltare e condividetele, perché sono molto molto belle. Milena, hai qualcosa da domandare? Se no, tra poco chiudiamo. No, io volevo... Sì, perché anch'io, perché sento di là che mi chiamano. Ok, allora... Andrei a fare un appunto. Intanto Natalia Dagnoni, oltre che essere un'autrice di libri, come noi sappiamo, ma è anche una cantante di canzoni liriche ed ha una voce meravigliosa. E inoltre, Andrea, stasera abbiamo capito che... chi vuole mantenersi libero non deve avere catene. Per me va bene così stasera. Eugenio, lascio la parola a te. Io sono estremamente contento. Poi mi fa riassunto lui, perché ho sentito pochissimo. Aspetta, intanto dico prima di Milena. Milena diceva che per essere liberi non bisogna avere catene, e ha fatto presente poco prima che Natalia, proprio oltre ad essere un'autrice pure lei di libri, è anche un'ottima cantante. Tu? Hai detto cantante lirica? Mi pare di aver capito. Cantante lirica, cantante bellissimo. Lirica, Natalia. Alla grande, bellissimo, guarda, è meraviglioso. Ok, sentiamo Eugenio. E tu cosa mi dici? Io voglio dire che è stata una serata molto interessante e anche emozionante, perché finalmente ho parlato con Umberto, e questo è per me un motivo di grande soddisfazione, e credo che sia stato... Ci sono stati toccati argomenti molto interessanti, e c'è stato un bel programma anche per chi ci ha seguiti. Per cui, Umberto, tre volte grazie a te per questa occasione. Grazie a voi, grazie Andrea, grazie al pubblico che ha seguito. No, grazie a te, Umberto, per aver accettato. Adesso veramente. Tu ogni tanto parla di Capitalù, degli artisti, ma non tanto di quello, del fatto di discutere insieme, cominciare i pantaloni a tirarli su, a metterci delle mutande di latta. Dobbiamo mettere delle mutande di latta. Ho detto tutto. Ciao.
Arrivederci, ciao, grazie. Ti ringrazio, ciao. Quando vorrai tornare sarà molto un piacere averti. Ringrazio Puglio, Milena e Eugenio. Devo andare da mia moglie che mi chiama. Ok, salutala tanto Natalina da parte mia. Grazie, mia moglie Adele. Ciao ragazzi, grazie ciao Umberto. Ciao, staccami te. Ciao. Sì, aspetta Milena che faccio uscire un attimo Umberto. Fammi un attimo uscire Umberto. È una focina di idee questo signore, non si può tenere. Aspetta che ho sbagliato, l'ho rimesso dentro, aspetta, ho sbagliato. Ah no, è uscito già da solo, a posto, andata. Complimenti alla sua grinda, insomma, speriamo di averla anche noi a quell'età. Andrea, io... ma è straordinario, guarda, come persona, veramente molto molto bravo, dice tante cose, veramente cose che purtroppo se le provi a dire ti bloccano, e lui fa bene essere libero di dire queste cose come si deve. Purtroppo, insomma, dice verità e a volte anche molto... Purtroppo la verità si sa, è scomoda e purtroppo quando è scomoda le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. È bello rimanere, come ha detto giustamente anche Eugenio, è meglio bello rimanere liberi, come hai detto anche tu giustamente, senza catene, senza vincoli. Alla faccia di chi ci vuole bloccare. E caro Andrea, la politica ha una bella facciata, ma a volte dietro c'è tante cose. Nero. Intanto Andrea, volevo invitare a te e Eugenio, tu domani sarai anche dei nostri, a partecipare alla puntata che terremo sulla violenza delle donne. Domani è il 25 novembre, giornata internazionale su questo grave problema. Quindi vi invito tutti a seguire sul mio profilo. La puntata è targata con la casa editrice Atile Edizione. Però l'argomento riguarda un po' tutti. Detto certo. Questo, io ringrazio te, ringrazio Eugenio e ringrazio chi ci ha ascoltato. Io pure uguale, Milena, ringrazio te, io pure ringrazio anche Eugenio, tutti coloro che ci hanno ascoltato e come sempre chi ci guarderà in replica. E ringraziamo nuovamente Umberto quando ci guarderà anche lui in replica con questi saluti finali. Vogliamo chiudere con un suo brano, qualcosa così, o chiudiamo così? Ma cosa volete? Con un bel brano. Ok, quale brano vogliamo mettere di lui? Perché ne ho diversi. Visto che dice Bimba Mia, chiudiamo con questo. Bene. Bimba Mia. Ok, metto Bimba Mia e poi ritorniamo con i saluti finali e chiudiamo qua. Eccolo qua. Innamorando, ma non sbagliando.
settima e ottava canzone in programma. 1979, 44 anni fa. 44 anni fa, Andrea. È una canzone ancora molto molto attuale, ancora, come ha detto Umberto, insieme ad altre sue canzoni famose, che va alla grandissima. Quindi, beh, come ha detto lui, sono ormai di tutti. Se oggi la cantasse qualcun altro, non si accorgerebbero che è una canzone che appartiene al passato. Non si direbbe, infatti, c'è un commento infatti sempre in Italia che l'ha scritto, che bellissima canzone, che bellissimi tempi. Infatti, quelle di una volta, io lo dico sempre, sono molto più belle, quelle degli anni 60-70. Qualcuna degli anni 80, poi piano piano si perdono. Infatti, caro Andrea, caro Eugenio, rinnovo i miei saluti, un grazie a te per essere stato ancora una volta così gentile da volerci nella tua trasmissione. E cosa aggiungere? No, mi ha fatto piacere, come voi tante volte avete ospitato giustamente me, mi è sembrato più che doveroso chiamarvi pure a voi e condividere questa cosa questa sera, quindi non posso che ringraziare pure a voi, Milena e Eugenio. È sempre un grande piacere. No, grazie, tanto ormai si può dire siamo una squadra, ormai andiamo avanti tutti quanti a braccetto. Eugenio, siamo una squadra. Ragazzi. E l'unione fa la forza, non lo dimentichiamo mai. Ciò significa che noi non abbiamo invidia e ci vogliamo bene, anche se ci conosciamo soltanto virtualmente. Infatti, l'importante è questo. Guarda, la Sicilia ti aspetta, così anche i cannoli. Bene, Andrea. Dei cannoli vengo anch'io allora, Cannoli, arancini, insomma, noi abbiamo di tutto e di più. Adesso vado a fare la valigia, parto con Adele, arriviamo subito. Bene. Bene. Portate anche la mascotte, perché tu, Eugenio, non sai, ma noi abbiamo la mascotte che è il suo cagnolino bianco. Ogni tanto fa qualche incursione. Certo. Fantastico. Ok. Bene. Ok, allora salutiamo, auguriamo buon fine settimana e appunto, come ha detto Milena, ci troviamo domani e poi noi ci ritroviamo poi da lunedì con tutte le altre cose che seguiranno. Quindi continuate a seguirci per restare in contatto, diciamo, chi ci sta guardando. Ma buona serata, buonanotte e ringraziamo nuovamente Umberto per essere stato con noi. Alla prossima, ciao a tutti!